Buona domenica amici di Obiettivo 100, siamo qua nella piazza del Guercino per il caffè della domenica mattina in compagnia mia, come sempre, l'amico, capo, boss dei boss, Giorgio Savignac. Totorina. Totorina. Sì, allora io sono Binnu, provenzano un trattore. Beh, effettivamente ci sta. Anche se guardavi la serie Il capo dei capi, cioè Totorina. Ci può stare. Poi... Allora adesso prendo dei foglietti di carta e vado a pizzini, va bene, faccio così. Ma soprattutto oggi abbiamo un grande ospite, un amico del nostro canale, canale al quale invitiamo tutti quanti ad iscriversi su YouTube, attivate la campanella, fate più o meno le stesse operazioni su Facebook, offendete, no, commentate positivamente se volete quello che facciamo. Ma torniamo al nostro ospite. Siamo qui a presentare una persona che oggi ho scoperto chiamarsi Alessandro. Sì. Di cognome sicuramente Livreri, ma per tutti è Livre. Benvenuto al caffè della domenica. Grazie ragazzi, grazie. Sono molto contento di essere qua, un po' spaventato perché fra giri mafiosi cose con te. È come i mafiosi offrono il caffè. Esatto. E noi il caffè lo beviamo. Sì, ci metto lo zucchero? Ci puoi mettere lo zucchero? Faccio il raffinato? Esatto. Il zucchero raffinato, ma no, è di canna, non è raffinato. Hai ragione, sto rovinando questo momento perché ho voluto mettere lo zucchero, invece dovevamo cominciare subito con i caffè. Cin. Assolutamente. Buon Halloween a tutti. Esatto. Come vedete ci siamo anche bardati. Allora, prima di cominciare questa nostra chiacchierata insieme, ho dei saluti importanti da fare, perché devi sapere, caro Giorgio, caro Livre, che ci sono anche dei piccoli videospettatori che abbiamo, e ce n'è qualcuno che mi dice: ma perché non mi saluti mai quando fai le trasmissioni? Allora oggi apriamo questa puntata salutando l'amico Gianmarco Tabarroni. Ciao, Obiettivo 100 ti saluta. Ma soprattutto, noi perché abbiamo chiamato qua Livre? Non solo perché è ed è stato una leggenda, il rubacuori per eccellenza di tutte le ragazzine, però ormai parliamo di un'altra epoca lì, mi dispiace, ma soprattutto perché Obiettivo 100 si sta piano piano spostando e sta cercando di aprire una bellissima rubrica che riguarda lo sport. E oggi Livre sappiamo che non è solo uno splendido esperto di marketing che usa parole difficilissime, peggio di Michele il non eletto, peggio, ma è anche una persona che ha le mani ben più che in pasta con la Benedetto, giusto? Sì, è iniziato questo percorso, sono diventato responsabile della comunicazione, che non è marketing, ci tengo a precisarlo, per quanto riguarda la Benedetto, e ha detto stampa, quindi è un esempio di un tifoso che diventa improvvisamente immerso, no, nella struttura societaria della sua squadra del cuore, quindi è stato molto emozionante. Cioè, è una storia da libro cuore. Come si è sempre chiesto, come ha detto stampa, cioè, sta sempre tutto bene, deve dire, cioè, no, ma anche se la squadra perde, tutto sommato è un bel risultato, cioè, è più difficile. Ti sta dicendo che sei un paravento sostanzialmente. No, ha un ruolo più difficile di me di far parlare bene Mattarelli. Cioè. Vabbè, ma tu però sei grezzo, cioè tu sei tagliente sempre quando vai a intervistare la gente. Lui invece deve essere un paravento. Beh, allora, io ho iniziato il 17 ufficialmente con la prima partita. Un bel numero per partire. Ufficialmente 18, però l'affiancamento è stato 17, la prima partita che abbiamo vinto quest'anno, e però in realtà già avevo fatto qualche cosa qualche giorno prima, dove avevamo perso per due partite consecutivamente e quindi clima un buon inizio. Hai dato la colpa al 17, immagino. Beh, sai, il 17 ci ha portato fortuna perché poi abbiamo vinto. Ah, allora no, non te. Quindi io ho iniziato in realtà conoscendo solo la vittoria, però la settimana prima di iniziare, dove già sapevo che sarei subentrato tutto il resto, si veniva da due sconfitte, e quindi ho già assaporato un po' quello che è, ho studiato quello che poi è stato un video che è uscito sul raccontare l'emozione di tornare a casa e perdere, però comunque con la frase finale di Gianni Favola, il presidente, bello a prescindere, e quello è stato un inizio in qualcosa che non era tutto rose e fiori, però devo dire che l'ambiente risponde bene e c'è una tifoseria con la T maiuscola che quindi ama la Benedetto a prescindere.
prendere proprio come detto in quel video. Io ne approfitto per salutare un amico che non c'è più, Luca Cremonini, che è un altro tifoso che vorrei salutare. Ciao Dado. Allora io ne approfitto, visto che parliamo di Benedetto, parliamo di settori, io saluto il settore Zimmer e voglio ricordare Zimmer, perché quando ero piccolino io, ragazzi, vi state però facendovi la pelle d'oca. Lo so, però queste sono cose importanti, vedi, non avrei mai pensato di poterla dire sta cosa, ma quando io ero piccolino che andavo a ballare sui carri, io andavo sul Guercino, e sul Guercino una delle colonne del gruppo a piedi era proprio Zimmer, e io avevo, sai, una sorta di venerazione, come se fosse un fratellone più grande, tanto che mi vergognavo, avevo paura di dirgli ciao, e quando gli dicevo ciao lui mi diceva ciao, io ero contentissimo, per cui ci tengo, insomma, cioè è un serbatoio al di là di quelle che sono palloni da basket, no, emozioni sportive e tutto, c'è anche tanta umanità, no? È una divinità, e per questo adesso appena entrerò nella logica di avere un piano editoriale più lungo di una settimana, sicuramente introdurrò la storia biancorossa, ma non tanto per quello che è la storia biancorossa, ma perché credo profondamente nella storia in generale, no? In quello che è conoscere ciò che è successo e la cultura di conseguenza di un qualcosa che tu vai a osservare, guardare. Quindi lo farò sicuramente, perché credo che sia stato un vantaggio per te avere questa emozione, no? Nei confronti di una divinità del basket centese, della tifoseria, che magari il ragazzo di 14-15 anni inevitabilmente non potrà conoscere, ma bisogna fargliela conoscere. Sì. Canelli c'è ancora in giro? Canelli me l'ha benedetto, no, non l'ho visto ancora alla Milwaukee di Nagli Arena, spero di vederlo presto. No, perché io e Nick, cioè, proprio siamo innamorati della storia politica e anche sportiva di Silvio. Certo. Dovremmo chiamarlo in intervista un giorno. Questo sarebbe bellissimo, avremmo bisogno di mettere vari beep, secondo me. Sì. Però secondo me ne varrebbe la pena. Ma secondo me è un lascia passare, se chiamate Silvio Cannelli potete lasciare senza beep. Io voglio farti un'altra domanda invece. È da un po' che io e Nicola stiamo sostenendo il discorso della generazione Y, insomma, di una generazione che è stata un po' nascosta e che adesso si riprende il proprio spazio. E tu, secondo me, ne sei un degno rappresentante. Aggiungo, c'è chi sta dicendo ormai alle librerie, lo trovi ovunque, cioè, apri Google, appena metti L, viene librerie. Sì, sì. Tu come la vedi la nostra generazione? Io la vedo bene, apro, chiudo parentesi, tranne la mia compagna, che non dichiara questo, però mi farò perdonare. Io la vedo bene, se la stessa, con la facilità e la conoscenza che ha nei confronti del digital, no? Riesce a sfruttarla, ma con la conoscenza di quello che vi dicevo prima, che è la storia, perché ciclicamente il mondo ci racconta cose che poi risuccedono, quindi bisogna sfruttare questa forza qua, che non è quella di Star Wars, che siamo appassionatissimi qua di Star Wars tutti quanti, mi sento a casa mia per questa cosa, però con la consapevolezza di quello che potrebbe succedere. Non voglio tediarvi sullo shortage di questo periodo dove mancano le materie prime. L'abbiamo detto prima fuori onda, io ti interrompo Libre, perché allora voi dovete sapere che George mi ha già fatto questo dispetto qua. Mi ha assunto, mi ha preso come collaboratore il non eletto Michele Balboni, che parla tutto così. Adesso mi chiama Libre, che è peggio, perché le sue sono anche difficili, quelle di Michele Balboni si possono intuire. Prima, fuori onda, George ha cominciato a parlare di te. Cioè si è messo anche lui, qui non è la forza secondo me, qua è una congiura. Sono contagiato, no, ma perché stamattina sono stato al telefono con Michele per farmi spiegare due o tre cose di YouTube, e lui è già ripartito, ha detto guardaci te, mi ha messo le mani avanti, ci ho assunto, guardaci te. Quindi Michele, datti una mossa. Mancanza di materia prima, l'inflazione, insomma, saranno alcune cose che sono pressoché già viste nel passato, che sono un'opportunità in alcune circostanze, bisogna sfruttare questi mezzi come voi state facendo in maniera secondo me molto efficace, ed è un servizio alla città che porterà sicuramente tanto benessere a tutti quanti, proprio perché avvicinerà le persone a questo strumento che poi dopo
di cui tutti fruiscono, perché le stesse persone che non lo sanno utilizzare ad oggi magari guardano i video su Facebook, certo, però certo, vorrebbero raccontare qualcosa di loro che non riescono a fare. Ma pensa, guarda Giorgio, lo dico con te, con Liver presente, è bellissima sta cosa. Te devi sapere che lui davvero, quando eravamo ragazzini, lui era famosissimo perché lui faceva i vocalist, no? In discoteca, ed erano le feste più cool, no? Del momento, cioè c'era un localino che andava, c'era una festa, c'era Liver di mezzo, ci finivano. Ma anche il pomodoro. Sì, io mi ricordo, io ho fatto delle svariate serate con Liver, ma non ci conoscevamo. Te lo ricordi? Salve. Allora non eri ancora un serio frequentatore di discoteche. Ah, perché lascia stare. No, questa la voglio che ma sai, dipende, io molte cose le dimentico dopo un po', però va. Ma no, io il pomodoro quando c'era Liver come vocalista è solo pomodoro, questo me lo ricordo. Beh, il pomodoro è stata l'esperienza, direi, più bella come vocalist, perché è stato un po' l'inizio, che in realtà non era l'inizio, però è stato il momento in cui da vabbè faccio sta roba qua per divertirmi capivo che c'era qualche cosa che succedeva, no? Dopo da lì sono passati college, studio 16, Barracuda, Almalua, però tutto molto bello per conoscere sempre persone, cioè io quella roba lì non l'ho fatta per palcoscenico, cioè mi piaceva il palcoscenico, ma avevo sempre in testa chiaro il fatto che stavo sprecando tante energie, perché comunque lavoravo e tutto il resto, ma conoscevo persone. E quelle stesse persone oggi io le sento. Non è che conoscevo un sacco di donne. Beh, vabbè, questo e lì, lo hanno dopo pensato, lo spreco di energie, sapevi dove andava a finire. Quello era il casino. Sì, non è facile. Perché ti dico, guarda, che arrivi a un certo punto che poi dopo, se tu rimani sempre nella tua zona, non vieni più considerato perché sei un cliché. No, perché lui va con tutto, cioè cose di questo tipo in realtà non era leggende, proprio così. Le cose che poi non erano mai, mi è successo di tutto in quegli anni. Però vedi, dopo ti sei evoluto, no? Perché dopo questo momento lungo e significativo nei locali, nelle feste, così hai passato, cioè dalle ragazzine sei passato alle MILF, perché adesso tu sei la prima faccia che tutte le famiglie vedono quando vanno al cinema, no? Ok. Perché c'è sempre la pubblicità e c'è sempre Liver che fa la pubblicità, quindi adesso noi ci aspettiamo fra 20 anni di vederti a fare una promozione del Plattis, per dire, per essere sì, coerente. Mi aspettavo che lo comprasse la Disney nei film degli Avengers. Beh, sarebbe tipo carino, i tortellini, però. No? Anche esatto, potresti essere il nuovo Giovanni Rana. Ma se dovessi fare il vocalist per Obiettivo 100, cosa diresti? Come presenteresti? Cioè, come vi dicevo prima, c'è uno slogan subito da battezzare, cioè io. Però io quando mi hanno detto adesso, però vi dico, io ho sempre fatto marketing in discoteca, perché alla fine facevo quello. Il Malua quando mi disse ti vogliamo, va bene, e era un aperitivo, io non avevo mai fatto aperitivi, ci voleva lo slogan per aperitivi, unico obiettivo aperitivi. No, amaro, per il nostro caso amaro, unico obiettivo amaro. Però vedi, non c'è, no, il richiamo, la consonanza, no. Obiettivo, aperitivo, funziona. Però vi dico che comunque però il titolo di questa caffè della domenica mattina, come va in presenza del vocalist Liveri. No, guarda, torniamo a quello che è il tuo presente, no? Il tuo coinvolgimento con la Benedetto, nel senso che c'è stato, no, un passaggio da questi rapporti che nascono e muoiono nel tempo di una serata, perché comunque la festa in discoteca è così, quello che è la promozione, il marketing, la pubblicità, non hai neanche il contatto diretto quando sei in video. Adesso invece ti trovi, no, a fare addetto stampa, speaker, in mezzo ai tifosi, addirittura fai arrabbiare i tifosi avversari, perché questo lo sappiamo è il tuo difetto. Oggi devo andare a Forlì, che oggi è domenica, no? Esatto. Michele, ricordati, oggi è domenica. Esatto. Ti aspettano. Quindi. Però, cioè, voglio dire, si è alzata molto l'asticella, no? A livello di relazione con le persone, a livello di temperatura dei rapporti che hai, cioè il tempo in cui tu sostanzialmente parli e comunichi un messaggio è lo stesso, però
questa volta hai un rapporto diretto con delle persone che hanno delle pretese, perché rappresentare una tifoseria. Fermati, cioè, sembri il monare della situazione. Io non ho capito niente della tua domanda. Qual è la domanda? Volevo sapere questa cosa qua. Adesso che hai a che fare con una tifoseria, con dei cuori che pulsano, e tu sei chiamato a dare voce a questa cosa qua, a questo sentimento qui, ti sei trovato bene? È più difficile? Come ti posizioni su sta roba qua? Non era difficile. Allora io guarda, ti dirò due cose, ti rispondo prima la domanda e poi un'altra cosa che ci tengo proprio a trasmetterla, per sempre il filone no, di quello che abbiamo cominciato a raccontare. Io sono un tifoso, quindi devo mediare ciò che scrivo e ciò che penso. Più che mediare, filtrare, secondo me. Quindi quello che ho notato in queste due settimane è che è dannatamente bello, mi viene facile e intercetto forse molto meglio rispetto a quello che avrebbe potuto fare qualsiasi agenzia pubblicitaria o qualsiasi agenzia di marketing fuori dal contesto Sentese, Prese e tutto il resto. Quindi per me è bellissimo raccontare la storia anche dei giocatori, o comunque il loro quotidiano, perché quello che vorrei trasmettere il più possibile è far capire qual è la vita quotidiana dei giocatori, come allo stesso tempo fare innamorare le persone a venire a vedere la partita di basket alla Milwaukee di Nell Arena. Ho già fatto un video dove ci sono due ragazze che non erano mai venute e che raccontano cosa succede all'interno della partita, perché io, ad esempio, ho sempre guardato la Benedetto in altri canali, mi sono sempre informato, poi un giorno sono andato al palazzetto e oggi sono qua. Quindi è una grossa responsabilità e all'inizio l'ho vissuta con enorme imbarazzo, adesso inizio ad essere contento. Domani, scusami, stamattina avete visto il video sei salvato, di Bianchi e il Moreno, che secondo me è stato molto emozionante. Sperando di averti risposto, la cosa che volevo dire è che io ho iniziato con la Benedetto un percorso dove ho fatto lo speaker per 3 anni. L'ho fatto per fare volontariato nei confronti della società, e oggi è nata questa possibilità qua e diciamo sono molto contento. Però per rispondere anche a quello che dicevi tu prima, io il consiglio che vi do è di buttarsi ogni giorno a fare cose che non sapete fare, perché nel momento in cui uno inizia a fare ciò e ha questo atteggiamento, succedono cose, magari ci vogliono degli anni. Beh no, guarda che io l'ho fatta, cioè, mi sono lanciato a usare Excel. Sì. Guarda, c'è ancora tanta strada da fare, però. Magari ci vogliono degli anni, hai capito? Per poi dopo dire cavolo, faccio questo, faccio quell'altro ancora. Però poi dopo arrivano le soddisfazioni, arrivano. Ma visto che siamo obiettivo 100, vorrei chiederti una cosa che magari da sé un po' meglio di me, perché si vede anche. Lo sport a 100, come è messo secondo te? Allora, lo sport a 100 secondo me non è messo male. Io l'ho vista, merito secondo me anche della Centese, perché parliamoci chiaro, adesso da Benedetto è in Serie A e c'è stato un lavoro pazzesco, perché ricordo l'anno in cui siamo andati in Serie A e quanto lavoro c'era di persone che lo facevano senza essere pagate, o comunque perché amavano la Benedetto, e quanto la società ha capito questo, si è strutturata. Ad oggi c'è un team manager come Marcello Natalini che segue i rapporti con la squadra. Mi ricordo anche quando hanno dipinto il palazzetto che erano tutti tifosi. Esatto. Il club manager che è Matteo Franceschini, che coordina le attività di marketing, con Valentina Brunetti che fa marketing, con il general manager che è Ivan Benetti, cioè, e il presidente Gianni Fava, con il coach, due assistenti, quindi c'è il vice Andrea Cotti, c'è Beppe che è il secondo assistente, c'è proprio una bellissima struttura e si riesce a lavorare molto bene. Però come dicevo prima, la Centese secondo me ha avuto un merito enorme per ampliare il palcoscenico, perché ha riportato un entusiasmo su una società che mancava da tempo. Ma guarda, io uno dei complimenti migliori che vorrei fare alla Centese è stato semplicemente una trovata, quella di dipingere le mura fuori dallo stadio, che è una cosa che nessuno ci aveva pensato, e adesso è già invitante, cioè anche quello è marketing alla fine. Non
solo, è un abbellimento della città. Con volontariato, certo. Perché qui si apre un tema dove secondo me spero che l'amministrazione riveda determinate situazioni, perché la struttura del Bulgarelli insomma è importante. Ed è per questo che volevi Tino Fava come candidato sindaco. Diciamo che sapete che tipo di rapporto si è creato, ma nato poi da una sponsorizzazione. Pensa a te. Nato da una sponsorizzazione Eurotarget Centese, però quando tu vedi che fai uno striscione, perché io sono sempre stato con questo approccio, abbiamo fatto uno striscione da poche centinaia di euro. L'anno dopo, cavolo, frequentando l'ambiente sentivo entusiasmo e dico, beh, aumentiamo, e siamo il terzo anno, abbiamo aumentato, c'è il pulmino e tante altre belle situazioni. Tino, gli vogliamo bene. L'ho sentito anche l'altro giorno, perché comunque vi posso anticipare che anche con la Centese inizieremo un discorso di lavoro insieme per farvi conoscere tutte queste realtà, non dal punto di vista solo sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano, cioè di chi la costruisce la società, di chi la vive, dal tifoso. Obiettivo certo, come sempre, vuole essere una cosa un po' diversa dal solito risultato della domenica, certo. Ma raccontare proprio una realtà quotidiana. Qua, e su questo spero che vi darete una mano anche voi della Benedetto, perché io veramente alzo le mani, io sporto, l'ho sempre fatto poco, si vede, ho avuto la passione della politica, era meglio che seguissi lo sport, però apro solo una parentesi, a proposito di politica, caro sindaco, ci vuoi dire quali sono i tuoi assessori? No, perché qua noi quello dello sport vorrei sapere. Almeno quello, visto che ne parliamo, insomma. Facciamo un appello, vogliamo sapere chi si occuperà dello sport a 100. No, perché qua c'è, tutte le volte un nuovo sindaco dice no, cambiamo marcia, qua in due settimane non sappiamo ancora niente. Sappiamo niente, siamo in folle. Esatto. No, che bene, tu che te ne capisci anche di macchine, perché Livre copre un pochino tutto, no? Sport, motori, donne, cioè una roba... Ma è meglio delle pagine già. Sì. Non sanno quello che dicono. No, è vero, qualcuno prima è passato e ha detto, ah, ma quello lì l'hanno è qua perché adesso rifanno la statua del Guercino a sua immagine e somiglianza, cioè ma è una responsabilità, hai capito? Gli daranno un cazzotto in un occhio e farlo entro. Allora, vi prometto che farò un'operazione mediatica stile Fiorello, che ogni tanto scompare, ve lo prometto qua, obiettivo 100, per un annetto. No, adesso dopo questo nell'ombra, dopo questo a lavorare, intervista tu a tutti i tuoi tifosi durante Benedetto dirai, iscrivetevi al canale di obiettivo 100, mi raccomando. Attivate la campanella. Esatto. No, però bello tutto ciò, mi piace l'area tematica dello sport, anche perché la Benedetto quest'anno chiaramente con la struttura che può permettersi di fare ciò farà tante operazioni in tema sociale, quindi abbiamo già iniziato col primo ogni Benedetto weekend, che parte dal venerdì, poi c'è il sabato e la domenica. Il venerdì è la parte teorica che va a insegnare quanto sia importante lo sport, soprattutto per certe patologie, come nell'ultimo caso era dedicato al tumore al seno per il mese rosa, che era ottobre, e poi c'è il sabato la pratica con una camminata percorso vita insieme ai giocatori, con tutte le persone che partecipano, e nel caso del mese di ottobre c'è stato nella domenica un bellissimo giro a Pieve di Cento con i racconti dei monumenti storici di Pieve di Cento, chiusa nella sede dell'Ante a Residence a Villa Melloni. Quindi è stato secondo me un'operazione molto bella per due aspetti. Uno è ricordare che la prevenzione è importante, che lo sport quindi è una conseguenza per poter vivere meglio, avere meno problemi, e la seconda cosa c'è l'aspetto del centro pievese, che secondo me in una circostanza di questo tipo qua, inglobare in questo progetto anche Pieve di Cento è stata una cosa secondo me hai sbagliato trasmissione importante. Per dire queste cose, no, è che, cioè, cioè tu hai capito, non abbiamo ancora trovato un politico, a parte Borsari, che ha detto no, io non ho difficoltà ad attraversare il ponte, però di solito noi centesi sono sempre sbagliato, si pensa alla Benedetto, anzi Livre, diamo la colpa a lui, perché poi magari c'è qualche tifoso che non è d'accordo. No, guardate, io lavoro a Pieve tutti i giorni, quindi sarò deviato da questo, però credo che non ci debba essere nessun tipo di lontananza in merito a questi progetti qua, nel senso che comunque
era bello, e la sede dell'Anta Pieve di Cento, il mese prossimo ci sarà il tema del tumore alla prostata, sempre con ogni benedetto weekend, che è venerdì 26 novembre inizierà, quindi il venerdì sempre sarà stampa della Benedetto, aperta a tutti gratuitamente con la parte teorica, poi dopo c'è la pratica, sabato al percorso vita. E per l'occasione Nick si farà controllare la prostata? No, aspetta, no, io adesso aspetto gli altri tumori, perché cioè, da quel capito bene ogni mese c'è una disgrazia diversa, no? La Benedetto si occupa anche di disgrazie, lo sport è disgrazie, questo è il messaggio che... Lo sport è il veicolo per averne meno, dai. Per averne meno. Uscito bene. Ne sei uscito benissimo. Niente, non ce la facciamo a metterlo in difficoltà, Giorgio. Tra l'altro, tra il settore rosa della Polisportiva Centese ci sta dando supporto in questo progetto, che voglio ringraziare qua con questo strumento. Che ci ha già contattato e sempre nell'ambito dello sport seguiremo, abbiamo già iniziato il lavoro. Sembra un obiettivo 100, è sempre sul pezzo. Ti toccherà di cominciare a fare sport, Giorgio. Sì, esatto. Chiudo questo capitolo perché è sempre frutto di quello che dicevi tu prima, perché secondo me parlare solo di basket nel nostro merito lo faranno in tanti, ma credo che voi siate un servizio più ampio rispetto a ciò, oltre a dare questa notizia. C'è stata la tragica scomparsa di Emanuele quest'estate, gli amici si sono attivati, Novi e Tassinari hanno destinato questi fondi alla Fondazione Zanandrea, dove è nato uno splendido progetto che è Baskin. Il Baskin è lo sport applicato per rendere possibile un gioco fra persone disabili e normodotate. Ci sarà il lancio, c'è una collaborazione forte con l'Etadia per lo studio, marketing di questa cosa qua, quindi stiamo lavorando anche concretamente con quello che è la possibilità di far vivere le quinte classi, quarte classi, con un progetto subito che appartiene alla città e creato e generato da loro. Quindi c'è tutta una serie di sinergie, come anche l'associazione Strade, che io vi posso dire che sono orgoglioso di gestire una comunicazione di questo tipo qua, ed è stato il motivo che mi ha impegnato, mi ha fatto dire, scusatemi, sì, ad avere un secondo lavoro, che il mio primo è già molto impegnativo. Beh, devo dire che concordo con te che è molto bello farlo, perché anche noi come Obiettivo 100 stiamo seguendo tutte le piccole realtà, poi piccole per modo di dire, perché in realtà in tante occasioni, in tante realtà c'è molte persone dietro, però sono tutte interessantissime, c'è un lavoro di volontariato, e a me è fascinante questa cosa qua, perché un lavoro non remunerato lo fai veramente per passione, e quindi io più vado avanti con Obiettivo 100 più scopro qualcosa di nuovo, e che magari ha anche bisogno un attimo di essere fatto conoscere, e noi veramente ci sì, questo George, credo che sia forse la funzione più importante, no, del nostro canale, che è approfondimento. Cioè, per dirti, io che non è che abbia mai avuto una predilezione per il basket come attività sportive, no? Quindi sono sempre caduto, no, nei luoghi comuni, ah no, beh, la Benedetto, ah va, quelli là che se la tira, ah va 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 va. Invece, vedi, parli con Libre, scopri che questo qui non è solo un progetto che si organizza intorno nella circonferenza di un pallone da basket, ma si dirama in tanti settori, che è sociale, che è comunità, che è identità. E allora a questo punto capisci che è qualcosa di molto più grande, e secondo me è importante andare a rompere le scatole a gente come lui, a società come quella che lui rappresenta, proprio perché ci danno un'idea di quella che deve essere la dimensione di una realtà sportiva su un territorio. Io direi che abbiamo affrontato molto, siamo un attimo in conclusione, vorrei solo dire, proprio approfittando di dire, mi raccomando, fate sport, iscrivetevi alle associazioni sportive, sostenetele, andate a vedere le partite, andate a sostenere le squadre, perché non sostenete semplicemente una squadra, ma un mondo dietro, e pian piano cercheremo di farvelo conoscere. Quindi io ti ringrazio di essere stato di nostri e di averci messo la faccia, intanto aver permesso alla gente di conoscere un po' di più di questa realtà. Per quanto riguarda noi, allora, stiamo aspettando il dottor Caprara, che credo che stia scrivendo una tesi di laurea. Sì. Perché gli avevamo chiesto di fare un'analisi sui flussi elettorali, elettorali di come ha votato la gente, perché... però sono due settimane che non abbiamo notizie, ci manda i messaggi, ci sto lavorando sopra, ma alle 2 di notte, quindi non dorme. Io non so, cioè, credo che la presenterà a una facoltà. Non lo so, forse per le prossime elezioni avremo un'idea dei flussi di queste, però.
Poi ormai dovremmo dice il sindaco che saremmo a tiro degli assessori, quindi settimana prossima, se ce li comunica, io e Nick faremo in modo di commentarli con voi, di farli esatto. conoscere. Mercoledì ci sarà No Time for Boomers di Michele. Qualche altro servizio, ho già registrato un interessante servizio col presidente della banca Centro Emilia, che vi invito a seguire, perché grande Giuseppe Accorsi, che è, cioè, è stato spettacolare, ha fatto morire dal ridere, quindi vi consiglio di guardarla. E poi da settimana prossima iniziamo a occuparci, come detto, di sport. Farò qualche servizio dedicato per farvi conoscere le realtà e man mano, insomma, farvele conoscere in toto. Quindi mi raccomando, seguiteci. Noi comunque ci vediamo domenica prossima con il caffè della domenica mattina, magari poter commentare con un ospite i nuovi assessori, speriamo. Vedremo. E poi attendiamo il nuovo consiglio comunale, che partirà l'8 e 9 novembre, adesso non mi ricordo la giornata esatta, però insomma, siamo lì. Sarà il momento, noi ci saremo, e noi abbiamo anche per il consiglio comunale, io e Nick stamattina stavamo progettando delle chicche. Va bene, grazie ancora, grazie Libre, grazie a voi, mi raccomando iscrivetevi e continuate a seguirci. Vada Forlì, se torna ve lo vi diciamo, sì. Se è vivo.